Ok, ragazzi e ragazze, buongiorno a tutti, sono le 10:30, ma abbiamo finito di lavorare già da qualche minuto, fantastico. E questo è ottimo perché domani farò festa e quindi diciamo il video settimanale lo sto facendo adesso. Vi lascio una provocazione che ho sentito questa mattina, è simpatica. Come già che diceva. Solo nella giornata di Halloween è possibile accendere la luce dentro una zucca vuota, ok? Ognuno poi la può interpretare come vuole. Quindi cerchiamo di tirarci sulle maniche e in realtà di illuminare, no, il nostro spirito tutti i giorni, anche con magari delle vostre personali forme di meditazione. Perché? Perché ogni giorno faccio delle telefonate e spessissimo durante queste telefonate viene fuori la fatidica domanda: ma quanto mi serve per seguire Horus piuttosto che Fabri piuttosto che eccetera eccetera? Allora, quello si chiama capitale finanziario. Ma tu, se in questo momento tu generi qualche provocazione, oltre a quella della luce nella zucca vuota, no? Se tu in questo momento qui avessi 10 milioni di euro, ok? Senza avere un capitale tecnico e senza avere un capitale psicologico, tu rischi, ok, quei 10 milioni o 100 milioni di darli in beneficenza al mercato, perché il mercato è in grado di assorbire qualunque cifra, ok? Quindi non è mai un problema di capitale finanziario, ma secondo me, così l'ho detto anche un po' nel web, oltre che nelle telefonate personali, secondo me al primo posto ci sta il capitale tecnico. Una volta che tu abbia appreso il capitale tecnico, in realtà dal primo posto passa ovviamente al secondo posto, per lasciare spazio e posto al primo posto al capitale psicologico. Ok? Quindi al terzo posto rimane il capitale finanziario, perché oggigiorno aggiungo sempre durante le telefonate perché è la verità, ok? Soprattutto che si sta concretizzando da agosto, diciamo, in avanti. I soldi non sono un problema, ok? Il problema è che sugli alberi non crescono i trader e le trader brave, e le istituzioni invece, perché sempre di più saranno capitalizzate per varie ragioni e bla 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 eccetera eccetera, cercano trader bravi e brave. Quindi io in questo momento qui ti sto dicendo che non ti sto promettendo di darti un posto di lavoro, ci mancherebbe altro, però ti sto dicendo, secondo me il focus va posto prima sui tecnicismi. Cioè, con santa pazienza ti prendi il tuo quadernetto, ritorni a scuola e ti segni un po' di cose che tutti i giorni facciamo, per esempio, anche se mi segui in differita, diciamo così, nel web, no? Ti segni qualcosa. Poi, una volta che tu abbia il tuo, secondo te, capitale tecnico e quindi hai messo giù nero su bianco il tuo piano di trading, allora vai in reale sui mercati, dove andrai a sviluppare il tuo capitale psicologico, cercando ad esempio di applicare anche il principio di Pareto, no? Per esempio. Per dirne una, e altre cose. Benissimo, quindi in questa prima fase di apprendimento del capitale tecnico, se vogliamo farmi pubblicità, lo chiamiamo Horus, capitale tecnico, che comprende tantissime cose, compreso questo indicatore che adesso vi faccio vedere. Non a voi che mi state seguendo adesso in Trading 1, perché l'abbiamo fatto tutti insieme lo short, ma insomma, chi guarderà in differita. Quindi il capitale tecnico possiamo anche chiamarlo Horus in questo momento qui, sono d'accordo. Nel momento in cui stai decidendo di apprendere queste regole, questi modelli, eccetera, eccetera, che tu come capitale finanziario abbia 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, saltiamo fino a 10.000, saltiamo a fino a 15.000, arriviamo fino a 19.000, facciamo così, ok? Poi, ragazzi e ragazze, è ovvio che il singolo o la singola, Fabri, no, 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 è certo, il caso singolo lo facciamo al telefono, ok? Però mediamente parlando faccio una media delle telefonate. Quindi io dico, in questo momento qui, dove stai cercando di imparare un nuovo modello, non basato sull'analisi tecnica, ma su cose molto più fighe, ok? E che funzionano soprattutto, compresa questa roba qui che va a cercare quello che vi ho detto prima, ragazzi e ragazze, qui in Trading Room, i trend deterministici, no? Ne parleremo poi magari più avanti, no? Allora, in questa fase di apprendimento e di sviluppo della disciplina, della sicurezza in noi stessi, della fiducia nel modello, della serenità e di tutte queste cose che servono e sono fondamentali per imparare a tradare, che tu tradi, vada a tradare con 1000 o con 19.000, non ti cambia niente. Non ti cambia sostanzialmente niente. Anzi, per assurdo è meglio avere di meno, perché sono in fase di apprendimento. Se faccio dei pasticci su 1000, 2000, 3000,
è meglio che se faccio dei pasticci su 15-19 mila, ok? Punto. Quindi questa è la prima fase. Poi è ovvio che un domani, e io la voglio prendere così, perché i broker scrivono, non so, da un po' di tempo, diciamola così, no? Il 78% dei clienti che trada in CFD perde. Ok, benissimo. Allora, diciamo la statistica giusta. Tu generico inizi l'anno 1, ok? Non ricadi magari in quell'80% che ha perso, quindi sei nel 20% che è andato bene. Poi magari però hai avuto un po' di fortuna l'anno dopo pasticci e ricadi nell'80%. Ok, benissimo. Ma il fatto che tu abbia perso nel secondo anno l'80%, il terzo anno, ok, potresti essere che di nuovo sei nell'80%, e quindi praticamente sui 5 anni non perde l'80%, perde il 95%, cioè da anno 1 ad anno 5, ok, il 95% probabilmente ha bruciato il conto o ne ha parecchi di meno rispetto all'anno 1, ok, quindi non è l'80%, è il 95%. Per questo vi dico, facciamo tutti, a partire dal sottoscritto, un atto estremo di umiltà, ovvero proviamo a imparare bene i tecnicismi, proviamo a diventare più forti di testa come capitale psicologico, ok? Applichiamo il nostro capitale psicologico e il nostro capitale tecnico sui grafici e iniziamo il primo mese. Proviamo ad arrivare al dodicesimo, senza tradare con la fortuna, cioè, quindi la fortuna vuol dire che però non ho applicato i giusti tecnicismi e non ho applicato il capitale psicologico. Questa me la sento, farli non la stoppo, la medio, e poi di fortuna ti è ritornata. E qui c'è GoToWebinar che ogni tanto va e viene con l'audio, ma va bene così, tanto per oggi abbiamo finito già. Quindi, detto questo, abbasso la testa e dico: provo a fare i primi 12 mesi, ok? Dove il primo anno solo un 20% delle persone che ci provano non ha perso soldi. Ma poi, come si dice, come già che si dice, diventare campione del mondo è difficile, ma confermarsi è ancora più difficile. E qui vale proprio questa regola, no? Nel secondo anno abbassi un po' la guardia, perché nel primo anno non sei caduto in questi 80 su 100 che hanno perso, fai il galletto, fai la galletta o la gallina, senso simpatico ovviamente, e ti fai beccare con le mani nel vasetto della marmellata, hai pasticciato. E quindi sui 5 anni e bla bla bla. Allora noi proviamo a mettere una tendenza da 1 a 12 mesi. Ho guadagnato perché ho applicato il tutto con fiducia, sono riuscito a venirne fuori con serenità durante la fase di drawdown, ok? Eccetera, eccetera. E cerchiamo di imbastire questo. Allora poi tra 2 o 3 anni parliamo anche del capitale finanziario, ok? Anche se tendenzialmente è veramente una cosa molto personale, perché ripeto, sento persone che, e non è una battuta, vivono del raccolto del loro orto. E ci sono persone che invece, se non mangiano sempre rigorosamente fuori al ristorante a non so quante stelle da parte dello chef, non gli va bene. È troppo personale quello. Però mi sento di dire, per dare dei numeri, che nella prima parte, che tu abbia 1000 fino a 19.000, per assurdo è meglio che ne hai di meno. Ok, stai imparando. Poi, se veramente diventi bravo o veramente diventi brava, il naturale divenire è che riuscirà ad avere in qualche maniera più soldi da tradare, e oggigiorno non mancano le opportunità. Chiuso il discorso. Stamattina che cosa ho fatto? Stamattina diciamo che io mentre chiacchiero, parlo, faccio disso, faccio sempre la famosa per noi in trading room checklist, cioè metto i punti long e i punti short. Allora, oggi diciamo, come poi anche qui non uso tutti i giorni tutti i punti, vedo quelli a colpo d'occhio, no? Quindi ad un certo punto diciamo che oggi c'era un punto importante per i long che veniva subito contrastato da un altro punto importante per lo short. Ad un certo punto poi il grafico, vediamo qui se tolgo lo scorrimento, che okay. Ad un certo punto il grafico da qui è diventato anche rosso, quindi si aggiunge un valore nella colonna degli short, e poi questo indicatore qui ha dato una causa short. E allora 3 a 1 vuol dire per me 2 a 0, due puliti, ditela come volete voi. Sono entrato short, no? E quindi questo è fantastico perché, ripeto, lo si può replicare chiunque. Aggiungo un'altra considerazione: questo indicatore qui, che cerca di applicare il principio di Pareto, cioè prende tanti stop ma piccoli, ok? E quando poi ovviamente inanella l'operazione giusta, se voi gli date ragione fino a ovviamente magari il range medio del DAX o dello strumento dove lo attaccherai, fai correre, no?
Vi voglio far notare che noterete tantissime volte che quando si avvicina o si avvicina al livello, qua in questa zona conviene buttarsi short perché ti costa così poco a fronte di così tanto potenzialmente. È chiaro che a provarle tutte da qui, sai quanti stop prenderai? Parecchi, ma piccolissimi. E poi prenderai anche queste cose qui, ok? Quindi stamattina, per farla breve, ad un certo punto, che cosa è successo? È successo che questo è diventato rosso, ha dato un segnale da qui e ripeto, se sei lì davanti, nella tua intimità, bla bla bla, eccetera, eccetera, insomma, si è avvicinato alla resistenza, qui un altro cippettino ci si poteva mettere, ok? Detto questo, quindi adesso ovviamente è ancora rosso, ad un certo punto che cosa è successo? È successo che sostanzialmente, allora qua la penna, allora è successo che sostanzialmente su questa candela qui, poi di questo ne farò un webinar, perché come ho detto sul mio Facebook, seguitelo se vi fa piacere, voglio far provare questo indicatore, che lavora sul trend deterministico, quindi una figata unica, a tutto il mondo, quindi condividete, divulgate, faremo un webinar sia durante la Open Day Trading Room, che non so quando sarà, poi lo vedrò. E sia un sabato mattina, ok? In maniera tale da non lasciare nessun dubbio. Si può usare su 5 minuti, si può usare sull'1 minuto, si può usare sul settimanale, sul mensile, su questo strumento, su quell'altro, sulle criptovalute. Lavora egregiamente, si può usare dove vorrete. Faremo appunto due appuntamenti perché io voglio dedicare 4-5 ore dove chiunque, anche il più neofita o la più neofita, riesca a capire come si debba usare questa roba qui. Ora, il ragionamento che io vado a fare è il seguente. Allora, io per filtrarlo, ok, quindi l'idea di trading me la dà lui, più ovviamente quello che abbiamo visto, per esempio, no? Poi faccio un piccolo ragionamento. Siccome lui va a cercarmi, questi due qua sono lo stesso indicatore, questo è settato a 5 e questo è settato a 25. Nel dubbio seguo quello più lento, però se mi sento armonizzato con il grafico posso anche seguire questo qua 5, infatti stamattina ho seguito questo qua, ok? Allora, siccome i trend sono di due tipi, ma sono il primo ad ammettere che questa cosa qui l'ho scoperta in questo momento della mia vita, cioè quasi a 23 anni dagli inizi, ho scoperto, grazie anche ad altre persone che appunto sono dietro le quinte, eccetera, eccetera, che ci sono due tipi di trend. Uno sostanzialmente stocastico o additivo, o detto più terra terra, quasi casuale, che è difficile da battere, è difficile da intercettare. Quando sentite che i trend sono difficili da prendere, eccetera, sono quella tipologia lì di trend. Mentre un altro è di tipo deterministico e questo invece con un po' di scienza si può far bene. Quindi io credo che questo indicatore qui dovrete sfruttarlo al top, perché che si possa prendere troppi stop loss di fila non ce li vedo. E poi può regalare sorprese come quella di oggi, insomma, no? Quindi, detto questo, andiamo al trade che ho fatto, facciamo altre considerazioni qui e facciamo qualche considerazione nella giornata di oggi, già che ci sono, spendo due parole sul FOMC di ieri sera, ok? Allora, detto questo, sostanzialmente ad un certo punto, quindi avevamo più punti nella checklist short, bla bla bla, eccetera, eccetera, mi arriva questa candela. Io ho voglia di tradare in questo periodo veramente a 1000 e vedo che quello un po' più veloce, settato sulle 5 candele, diciamo così, mi dava una causa short. Fabri, ma non ha toccato la soglia? Ecco, anche di questo ne parleremo. La soglia è un di più, ok? È un di più. Però rispetto alle precedenti candele vedevo questo istogramma come significativo, parecchio significativo. Allora io dico, se questa è la causa per intercettare un trend short, un trend deterministico, io devo vederlo, no? Devo fare come San Tommaso che ci crede se ci vede, devo toccare con mano. Allora io che cosa ho detto? Aspetto la successiva candela, che è questa. Se questa candela sarà coerente alla causa short determinata da questa situazione qui, allora io entrerò short e sono entrato short. Avendo il copiatore, clicco su altri conti. E qui mi riporta la freccetta e quindi viene anche comodo, no? Sia per farlo vedere che per farne i video. Benissimo, sono entrato short lì e ho messo uno stop loss di 11 punti. Anche di questo poi ne parleremo. Poi per voi che siete qui in Trading Room, ovviamente ragazzi e ragazze, manco dire di farvi le zone di stabilità. Io adesso su base empirica ho ancora più terra terra a occhio sulle operazioni che ho visto, vedo che partono abbastanza in fretta, quindi 10 punti più uno di spread, quindi 11 totali mi bastano. Poi è ovvio che ci sarà la volta che mi stopperà
a 11 e mezzo, e allora se avessi messo 12 e poi dovresti mettere 13 e poi ci siamo capiti. Quindi, boh, 11 punti, 10 di grafico puliti, ok? Benissimo, quindi sono entrato short e poi vabbè, è arrivata questa candela, non so se è dipendente da un dato macro o da una news, non lo so, comunque mi ha persino un attimino emozionato, infatti stavo parlando e ha fatto boom e cosa ho fatto? Ho aspettato ancora un po', poi ho splittato e poi ho messo il trailing e poi sono uscito, ok? Quindi questo è il quanto. In questo momento qui, questo indicatore qui è molto interessante perché ti faccio vedere, ti faccio notare delle sfumature, no? Allora, lui è in grado di dare, e questo è unico nel suo genere, però tu non mi devi credere, devi provare a confrontarlo con qualsiasi indicatore della MetaTrader 4, 5, della Pro Real Time, della Multichart, della TradeStation, di Ninja, della Ninja, di qualsiasi piattaforma. Ok? Allora, guardate, questa è una candela rialzista e lui dà una causa short. Queste sono candele ribassiste. E comunque vedete che conclamano le cause short, poi questo le conclamava anche un po' di più. Ok? Questo indicatore dovete sempre aspettarlo, ovviamente in close. Quindi in questo momento qui ti sta già dando un'avvisaglia, però bisogna aspettarlo in close. Ok? Poi qui devo aspettare un attimino ancora l'intervento dell'ingegnere perché forse lo perfezioniamo un attimo, nel senso perché in diretta su 5 minuti un po'. Mi sembra un po' troppo nervosetto rispetto ad aspettarlo in close, quindi adesso manca meno di un minuto. Potrebbe confermarlo così o questo istogramma diventare infinitamente più piccolo, ok? Quindi non è detto che ci sia segnale. Comunque nel caso lo vediamo tra un attimo, no? Quindi questo è unico nel suo genere perché questo indicatore qui non prende informazioni dalle candele. Per questo non c'è nessun altro indicatore, nessuno che potrà darvi queste indicazioni, cioè sulla candela rialzista darti, ecco adesso l'ha confermato. Adesso lo vediamo mentre andiamo a guardare prima altri casi e poi vi dico cosa farei. Anzi, ve lo dico subito. Siccome qui può leggere una causa long, allora io cosa faccio? Aspetto 5 minuti. Se questa candela mi fa vedere di essere long, quindi un po' rialzista, io posso andare long con stop di 10 punti di grafico. Se invece questa candela si confermerà ribassista, allora non faccio finta di niente, come esattamente ho fatto qui. Adesso lo vediamo. Allora, quindi questo l'ho detto, è importante. Candela rialzista causa short, candele ribassiste cause comunque short, tendenzialmente. Ok? Bene, detto questo, questa mattina, ad esempio, è arrivata questa causa long, doppia, sui doppio settaggio, no? Però proprio questo che vi sto cercando di dire. Nella candela dopo devo vedere la conferma, sostanzialmente, la concretezza che io stia intercettando un trend deterministico. E qui, secondo voi, ha confermato la causa long? Secondo me no, e infatti sono rimasto flat. Invece questa causa short, nella candela dopo l'ha fatta notare, e io infatti in quella dopo in open sono entrato short lì, dove vedete la freccetta. Ok? Ora, questo indicatore qui ti fa star dentro poche candele, nel senso deve pagare in fretta, e questa è anche un'altra cosa molto sublime, molto figa. Quindi su 5 minuti ovviamente stiamo parlando di star dentro, che se non ti paga in 15-20 minuti devi uscire, anche se non ti ha preso lo stop, perché in genere paga proprio in 2-3 candele. Chiaro, se lo userai sul daily ti pagherà in 2-3 giorni, se lo userai sul settimanale ti pagherà in 2-3 settimane, sul mensile in 2-3 mesi e sull'un minuto in 2-3 minuti. Ok? Poi chiaramente bisogna fare altri ragionamenti perché sull'un minuto, insomma, magari un po' troppo veloce, cioè, non sarà magari troppo capiente l'ingresso, però vedremo poi tutto in questi webinar che faremo. Ok? Bene, quindi questa spiegata e non fatta l'operazione long lassù. Ok? Vedete adesso qui ha posto cause long, però non le sta confermando, quindi vuol dire che il DAX in questo momento qui è proprio ancora tanto debole. Ok? Quindi chi di voi in Trading Room sta ancora tenendo anche sulle indicazioni qui che avevo dato, siete dalla parte giusta, ok? Perché non sta confermando le cause long, per cui c'è una pressione short interessante, ok? Bene, andiamo a vedere, togliamo lo scorrimento, andiamo a vedere anche un po' stanotte, giusto così per didattica, però sono venuti fuori dei trade interessanti e stamattina, porca paletta, mi sono mangiato un po' inizialmente le mani perché non ho fatto uno short in questa zona. Avrebbe subito pagato, no? Però cosa vi ho detto?
e fa parte del capitale psicologico. Ragazzi, ragazze, è logico che mi girino le pelotas, perché potevo partire e alle 9:05 minuti, con uno stop di 5 punti, aver già fatto 22, 1 a 4 o anche 1 a 5 in pochi, in mezz'ora, neanche, no? Però perché non l'hai fatta, o perché la dovevi fare? Adesso vi dico tutto, ok? Però ci siamo subito tranquillizzati, tranquillizzate, abbiamo fatto lo shortone dopo, questo qua. Perfetto, ok? Quindi chi è ancora dentro? Adesso qui è entrato un segnale, questo è il conto della SIM, così lo dico anche, quindi questo è un trade che sta facendo Guglielmo, ok? Che è entrato short adesso, e vedremo come se lo gestirà. E, proprio anche grazie a lui, l'ho appena detto prima, fuori dalla registrazione, ma lo ripeto adesso, lui trada molto da mordi e fuggi, ok? Quindi se adesso gli andrà un po' a favore, presumo che metterà uno stop, poi uno stop più vicino, magari adesso si splitta, magari eccetera, no? Quindi ovviamente io adesso, diciamo, da qualche settimana sto facendo questa nuova esperienza con la SIM, e niente, è bello, devo dirvi la verità, è bello perché vedo anche altre persone tradare, ovvero appunto Guglielmo che ha fatto questo short adesso sul DAX, Pietro e Chiara, no? Quindi è la prima volta sostanzialmente. In genere sono sempre stato e sono ancora dall'altra parte, cioè siete voi che mi guardate. È bello ogni tanto curiosare anche sulle operazioni degli altri. Ecco, adesso ho messo lo stop loss lì, quindi fa tanto mordi e fuggi, no? In questa maniera qui. Quindi detto questo, io lo vedo tutti i giorni e adesso vedete se è flattato alla pari, no? Quindi ci prova, se non partono subito le flatta e ne prova tante così durante il giorno. Io lo vedo e mi stuzzica, mi provoca questa roba qui, e quindi ad un certo punto nulla accade a caso, con Leo, l'ingegnere, ragioniamo su, cioè ragiona lui su sta cosa, me la spiega, dico cazzo, sta roba qui è figa, su 5 minuti può lavorare bene, mi fa fare un entra ed esci veloce, cosa gradita perché c'è Guglielmo che mi stuzzica, e tutto chiude il cerchio, e quindi sto usandolo parecchio. Lavora molto bene, voglio farlo provare a tutti e a tutte, ok? Allora stamattina, perché c'era uno short? Anzi, partiamo da stanotte, andiamo in ordine, diciamo, cronologico, no? Giusto per farvi dare qualche segnale, poi non trado di notte, ovviamente, no? Però per farvi vedere, no? Allora, di nuovo, mentre sta scendendo, è in grado di dare ancora cause short, per esempio, però è in grado di dare cause short anche mentre sale, e questo è unico, ok? Quindi detto questo, su quella candela rialzista c'è una causa short. Io cosa faccio? Se è vero che da lì partirà un trend deterministico, cosa faccio? Aspetto il 5 minuti successivo. E da qui dovremo poi fare un discorso sulle spike, che in alcuni casi non esistono, perché tutto questo lavoro è improntato open to close, quindi le spike non le considera. Ora io sono più di 20 anni sostanzialmente, no? Che le utilizzo e comunque le guardo. Abbandonare le spike non è facile, allo stesso tempo alcune spike le ritengo interessanti e non le posso abbandonare, no? Però altre le abbandoneremo, perché ce lo spiega questo modello, e quindi sostanzialmente a me non deve interessare che qua ci sia questa spike, no? Io vado short qui, metto lo stop di 10 punti e poi comunque è partito, ok? Qua c'è di nuovo una conferma di una causa short, ma vedete che non viene conclamata nella candela dopo, quindi basta, finito, non faccio altri, non faccio degli aggiuntivi, vado avanti. Vado avanti, ad un certo punto, ripeto, questi segnali qui poi non li faccio per l'orario, no? Però qui mi dà una causa long. Vedete che nella candela dopo si conclama la causa long open to close, perché la close è maggiore della open. Quindi io vado long qui, e qui anche ha pagato, ok? Poi vado avanti, ad un certo punto su questa candela si conclama di nuovo una, ecco, su questa ad esempio, non sempre saranno allineati, quando sono allineati è meglio, e quando questo grafico è allineato all'indicatore che vi ho fatto vedere prima, quello verde rosso, meglio ancora. Qui c'è una causa short su questa candela, ok? Molte volte vedremo che il prezzo ritornerà qui, anche dopo essere salito, ritornerà. Però, dopo questa presunta causa short, io nella candela dopo la vedo conclamata, la vedo confermata? No, e quindi non me ne frega niente, anzi, quello è un sintomo di forza, no? Benissimo. Nel frattempo, questo qua mi dà la causa long. Nella candela dopo mi conferma, io vado long qui. Ok? Una volta che io sia andato long lì, chiaramente ho il mio stop e devo essere, perché tanto sono qui, come dire, reattivo a segnali opposti. Ad un certo punto arriva questa candela che ha una causa short.
nella candela dopo si conclama. Allora io cosa faccio? Devo prendere eventualmente questo long, se ce l'ho ancora, lo chiudo qui. Prendere questo long, sì, questo long dalla open e chiuderlo qui, e qui girarmi short, no? Quindi in questo caso, adesso qui c'è la bassa vola, però vado a incassare praticamente da qui fino a qui 14 punti, mentre da qui ne perdo 5, per dire, mi giro short, ma lo short da qui ha uno stop di nuovo di 10 punti. E io stamattina qua sull'Open di Londra stavo per shortare, non l'ho fatto per due motivi. Io cerco di dirvi sempre in maniera trasparente tutte le cose. Uno, alle 9 giusto prendo parola. Comunque, ciao Fabri, ciao, grazie ragazzi, grazie ragazzi, vi leggo un po' la chat, sono un pelo distratto, ma non è un mettere le mani avanti, è la verità. Ma la verità più, diciamo, importante è che io sarei potuto entrare in questa zona con riferimento da un ingresso da qui. E quindi da qui, se io entravo qui su questa open, entravo 5 punti sopra, no? Quindi dovevo mettere uno stop loss di 5-6 punti, al massimo 10, però sull'apertura di Londra le spike in questo caso esistono, e quindi ho detto la giornata è lunga, non vado a farlo. Non l'ho fatto, peccato, perché è venuto subito giù. Tutto lì ragazzi, ragazzi, ok? Però, ripeto, poi dopo abbiamo fatto questo short importante e quindi va bene. Qui causa long. Qui causa long ma meno importante, adesso sta reagendo, va bene, lo lasciamo lì. Quindi oltremodo non lo possiamo prevedere. Tendenzialmente quando gli istogrammi sono più alti o più bassi sono più significativi, e quindi c'è maggiormente la possibilità di intercettare un qualcosa di non casuale, e questo è strepitoso. Probabilmente è la via scientifica più importante che possiamo utilizzare e ripeto, bisogna ringraziare le persone che hanno queste competenze scientifiche nel loro know-how, nel loro bagaglio di cultura, eccetera, perché io non ce l'avrei fatta. Ieri sera, poi ne ho fatto il post anche su già Facebook, ieri sera sostanzialmente sul FOMC, praticamente, allora, qui c'è già una magari causa abbastanza interessante, short, però nella candela dopo non si conferma, quindi niente. Qui c'è una causa long. Nella candela dopo si conferma, però io non posso entrare all'open di questa, perché in questa candela si crea altresì una causa short, doppia, per cui non entro. Ad un certo punto questa doppia causa short non si è conclamata qui, e già questo è un sintomo di forza, però me lo memorizzo, vado avanti. Ad un altro certo punto che cosa è successo? Qui è proprio a zero, non è che sia sparito, è proprio che non si vede perché è proprio sullo zero. Ad un altro certo punto che cosa è successo? Che questo qua è quello che ha dato su questa candela. Poi è ovvio che guardo anche i minimi crescenti, guardo le candele che chiudono sui minimi, sui massimi, le guardiamo queste robe. Infatti voglio fare un webinar doppio, non un doppio appuntamento, per spiegare bene tutte queste cose. Causa long. Io però dico, aspetto, devo vedere che si conclami. Ma open to close. Quindi non è facile, parlo per me. Però chi se ne frega, lo faccio, facile o difficile, non mi interessa, mi interessa che se una cosa funziona e mi avvicina all'allontanamento dal lavoro, diciamola così, è gradita, questa spike io devo far finta di non vederla, anche se è importante, no? Quindi perché open to close c'è si conclama la causa long, quindi da qui ieri, poi chi l'ha fatto, long. Ok, stop 10 punti o 15 o 20, perché sul FOMC potevamo attendere una volatilità un po' più alta, no? Poi ad esempio, questa è una causa, qua c'è un po' di causa short, qua aumenta e io sono su questa candela. Nella candela dopo non si conclama, quindi se già long da qui è un beneficio a tenere il long, e così via, ok? Quindi spero che queste cose qui, insomma, riuscirete poi, ma non sono difficili, no? A imparare e a utilizzare. Ora, io le uso su 5 minuti, sono sicuro che qualcuno o qualcuna le guarderà sull'un minuto e fate bene, altre persone tra di voi faranno il 15 minuti, altre il 30 minuti, potete fare quello che volete, altre l'H4, altre il weekly, fate quello che volete, perché il principio è sempre lo stesso su tutti gli strumenti, ok? Ieri sera sul GBP dollaro, così vediamo oggi se c'era anche qualcosa. Ieri sera sul GBP dollaro, così ho spiegato a voce anche le immagini che ho messo, no? Ieri sempre su Facebook. Allora, ieri sera che cosa è successo? Di nuovo, no? È successo che praticamente
perché sto anche facendo dei trade qui, quando sul DAX vedo che più o meno non si muove, tengo d'occhio anche il GBP dollaro, perché si muove abbastanza, uno spread interessante, per cui lo faccio. Allora, su questa candela che viene giù c'è un po' di causa long e parecchia più causa long. Allora io dico, da qui c'è causa long. Questo è figo perché hai 5 minuti, se sei su 5 minuti, piuttosto che una settimana, se sei sul settimanale, per ancora un attimino guardare, no? Ragionare nel caso. Ma in realtà più si spegne il cervello meglio è. Quindi qua si conclama la causa long. Benissimo, io entro long in open. Stop sul 5 minuti di 10 pips, più o meno dovrebbero bastare. E poi chiaramente puoi andare in trading, puoi andare ovviamente tenere da qui, probabilmente ti avrebbe preso 10 punti prima di salire, però puoi fare un po' di queste robe qui anche, cioè puoi anche entrare, misuriamo, facciamo prima, entro qui con stop di 10, ne paga fino a quasi 1 a 3, insomma non è poca roba, perché poi durante il giorno su 5 minuti, se segui oltretutto 3, 4 o 5 strumenti, insomma ne hai da vendere e da prendere di operazioni, ok? Detto questo, poi nel proseguio, qui così c'è stata una causettina long, causettina short qui ma non conclamata, causettina long ma non subito conclamata, quindi direi poi ad un certo punto, ecco qui così per esempio, una causa short, la candela dopo ti conferma, chiaro si abbasserà la volatilità, arrivate 5, 6, 7 pips e rallenta, vedi, hai modo comunque di non fare danni, quindi... bravo Vladi, hai preso 100 punti, perfetto, ti sei flattato adesso dallo short in trading, bravo. Quindi questo ve l'ho fatto anche vedere. Poi durante quei webinar che faremo vi farò vedere anche sulle criptovalute, quasi sulle materie prime, cioè funziona ovunque, ok? Quindi questo abbiamo detto, non penso di aver dimenticato nulla. Ah sì, la giornata di oggi, GBP dollaro, vediamo da stamattina. Ad esempio qui ha dato una causa long, però non l'ha subito conclamata, qui ha dato una causa short ma non l'ha subito conclamata, qui ha dato una causa short, l'ha conclamata, quindi io posso entrare short qui, voi immaginate che questa è in maniera frattale la stessa operazione che potete fare su una su un time frame giornaliero, quindi entri lì quel giorno e stai dentro fino dove? Ma io starei dentro fino a qui, perché qui è già una causettina long, non è super long però è long. Ok, nel Forex vi dico che lavorerete meglio col settaggio a 5 perché è meno volatile. Questo indicatore ovviamente si basa sui rendimenti, quindi i rendimenti che fa il Forex sono molto più bassi dei rendimenti sulle criptovalute piuttosto che sugli indici. Ok? Quindi io vado short da qui e quando mi arrivi questa me ne tiro fuori. O almeno metto stop a zero. Perché? Perché non è detto che in quella dopo si conclami la causa long. Quindi se non si va a conclamare faccio bene ad aver tenuto. Però quantomeno in questa close devi mettere stop a zero, no? Poi se sei 1 a 1, 1 a 2 li chiudi anche nel dubbio. Qua non sei neanche 1 a 1, sono 5 pips, metti stop a zero. Su quella dopo a questa causa long si conclama, quindi esci dallo short e velocemente vai long. Metti stop di 10 punti, 10 pips. E poi, in questo caso, da qui, dalla close, non a breakout delle figurine dell'analisi tecnica, eccetera. Vai long e poi avrebbe pagato fino a 18 pips, 19, quasi 1 a 2, insomma, ok? Adesso qui l'audio va e viene, abbiate pazienza chi è in trading room perché oggi è così. Go to webinar, qui c'è una causa long, qua non l'ha conclamata open to close e in questo momento qui potrebbe arrivare alla chiusura di questa una causettina short. Bisogna vedere 5 minuti dopo se darà come dire, la conferma o meno. Ok, quindi questo abbiamo detto. Sul DAX, quest'ultima fase, qui c'era una causa long, ma non è stata confermata. Qui c'è una causa short, ma non è stata confermata. Quindi in questo momento qui, effettivamente, però poi ogni 5 minuti posso rinegoziare la mia analisi, che in realtà ci metto un secondo a fare. In questo momento qui, il fatto che abbia messo una causa short e non l'abbia confermata subito, probabilmente più un come dire, neutro barra un po' più rialtista. Però magari crolla perché i mercati sono imprevedibili e chi se ne frega, quello che mi frega a me è che stamattina io sia riuscito a entrare short qui, anche tutti voi e tutte voi in Trading Room avete dato fiducia al modello, ci siamo presi uno short pazzesco, qualcuno è uscito adesso a più 100, eccetera, eccetera, bravi, brave e avanti tutta. Ok, quindi io vi ringrazio.
dell'attenzione. Interrompo qui questo video che pubblico già oggi perché domani mi faccio altre robe. Lunedì mattina si riparte e niente, mettete tutto insieme perché veramente c'è da prendere bene, ok? Va bene, grazie a tutti e buon weekend, quindi continuate a seguirmi sul canale YouTube, ma soprattutto sul mio canale, sul mio profilo, come si dice, Facebook, perché pubblico maggiormente notizie e non so quando ci sarà il prossimo webinar di presentazione. Allora, devo girare il calendario di presentazione di Horus, credo che lo faremo il 19 di novembre e prima farò una Open Day Trading Room, credo, boh, non lo so, comunque. Diciamo entro fine novembre questo indicatore lo faccio provare a tutti e a tutte. Invece per chi è già nel gruppo Horus sostanzialmente spero, perché stiamo ancora facendo un lavoro nel dietro le quinte, sempre con l'ingegner Leo, che è interessante. Quindi date ancora un attimino un po' di tempo a lui di fare delle robe, perché così non vi passo questo per poi dover dare un aggiornamento. O se no, visto che è già così, in realtà è già bello che è pronto. Non lo so, domani io mi sento con Andrea e vediamo, ok? Domani mi sento con Andrea, però diciamo così, questa versione, dai, se non è domani, per la prossima settimana ve la do in prova. Però i webinar li faremo intorno a fine novembre, ok? Va bene, così ho dato anche un po' di già appuntamenti da segnarvi in agenda. Grazie a tutti, interrompo qui la registrazione. E buon weekend.